Buon salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di GamerCert. Io sono Kira e oggi siamo qui per leggere nuovamente insieme a voi una delle ultime parti della fanfiction di uno di voi, ossia Fantasma Pezzi. Come potete vedere è una fanfiction che è da un po' che stiamo leggendo. Volevo ricordare che comunque è basata sulle missioni della Season 5 con alcuni cambiamenti. E nell'ultimo episodio eravamo rimasti che appunto Loba aveva parlato con Revenant di questa situazione qua. Revenant aveva detto che lui voleva essere ucciso, co come effettivamente era stato detto anche nelle missioni 5. E che Ash era sicuramente un simulacro che serviva molto di più alla Hammond perché era molto più pericolosa di Revenant. E la frase finale però era stata che Loba aveva detto che voleva che Caustic venisse ucciso perché lui era la spia, cosa che appunto ci aveva fatto un po' scalpore perché comunque nelle missioni 5 di Apex non si può uccidere una leggenda solo per una storia, perché sennò non ci sarebbe più. Invece qua il creatore è libero di fare quello che vuole. Prima di cominciare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale perché ogni giorno portiamo un nuovo video alle 15 e che in descrizione abbiamo il link di Telegram, Twitch e Discord se vi facesse piacere iscrivervi. Ogni domenica noi portiamo una live su Twitch alle 16, dove comunque giochiamo con voi, quindi se vi facesse piacere potete mandarci la richiesta di amicizia o ancora meglio vi potete unire al club. Per ora c'è posto sul club GamerCert TV 2 perché il primo è già pieno, quindi se vi facesse piacere comunque quello è ancora disponibile. La verità, per quale motivo dovremmo farlo? Disse Bangalore. Ti spiego tutto dopo, vediamoci al bunker, avvisa gli altri. Noi siamo qui, ti stiamo aspettando. Bangalore chiuse la telefonata con Loba, che era letteralmente spaventata. Che succede? Chiese Vraite. Non lo so, ma mi ha spaventato. Sta arrivando, deve parlarci. Credo c'entri con Caustic. Watson era molto legata a Caustic. L'aveva cresciuta lui dopo che suo padre era morto. Cosa c'entra il dottor Caustic? Chiese Watson. Non lo so, smettetela di farmi domande. Loba arrivò al bunker di fretta e furia. Sudava freddo. Loba, calmati, le disse Bangalore, e dici cosa sta succedendo? Perché questa decisione così drastica? Loba si calmò e iniziò a spiegare cosa si erano detti lei e Revenant. La Hammond, iniziò Loba, mi ha dato ciò che voleva, ma non ho ucciso Revenant. Perché? Le chiese Vraite. Abbiamo fatto un favore alla Hammond, risvegliando Ash, una vecchia predatrice di Apex. Lo sapevo che tramavano sotto qualcosa. Credo lavorino per la IMC. Da quello che ho capito, credo che la Hammond stia lavorando con Caustic su qualcosa di terribile. E ha anche detto che abbiamo condannato a morte un pianeta. Drake e Gibraltar, preparatevi, disse Bangalore. Si va a fare visita a quello psicopatico e vediamo se questa cosa è vera. Watson, dici dove si trova il suo laboratorio. Ve lo dico solo se mi fate venire con voi, le rispose Watson. Conosco il dottor Caustic e dubito stia tramando qualcosa di così terribile. Si armarono di RA-45 Prowler con OPAP, salirono a bordo e Loba fece rotta al laboratorio di Caustic. Scesero tutti dalla navicella e suonarono il campanello, tutti insieme. Suonano tutti il campanello uno per uno. Dove però nessuno rispose. Così Gibraltar tirò un paio di calci e sfondò la porta. Una volta entrati, trovarono le luci accese, ma non un'anima viva al suo interno. Si incamminarono nel corridoio, dove avevano acceso alcune stanze finestrate adibite a ricerca o esperimenti. In fondo al corridoio trovarono un grande ascensore, dove entrarono tutti quanti. Ispezionarono ogni piano, ma non trovarono nulla. Ispezionando meglio l'ascensore, grazie all'intuito di Lopa, trovarono un pannello chiuso, ben nascosto, dove serviva una chiave per aprirlo. Watson lo scassinò e trovarono alcuni pulsanti per dei piani sotterranei. Schiacciarono il primo, che li portò al primo piano sotterraneo. Lo ispezionarono e trovarono alcune stanze adibite per ricerca di armi batteriologiche e biologiche. Al piano successivo trovarono invece stanze con dei corpi sciolti, morti e mutilati. Un film dell'orrore in pratica. Minchia! Brutta sta cosa da vedere, soprattutto per la povera Watson. Giunti a quello che era l'ultimo piano, trovarono una stanza enorme dove all'interno c'era un lungo tavolo al centro e nei lati della stanza alcuni computer e oggetti scientifici.
gabbie con topi e campioni di un nuovo gas nocivo. Una volta entrati, trovarono Caustic. Li stava aspettando. Bangalore gli urlò di aprire la porta e lui lo fece con piacere, ma partì subito una delle sue maledette trappole che spruzzarono gas letale. Appena vide anche Watson nel gruppo, fermò subito la trappola e iniziò ad urlare. «Perché l'avete portata qui?» chiese Caustic. «Ragazzina curiosa, che ci vuoi fare? Voleva sapere se quello che l'aveva sentito su di te era vero. Cosa diavolo stai tramando con la Hammond?» «Questo non vi importa, ma pagano per farlo.» «Beh», disse Bangalore, «a me importa, quindi dici subito quello che vogliamo sapere e magari ti lasceremo stare.» «Io non dico proprio un bel niente, schifose mosche.» Caustic uscì una pistola e la puntò verso di loro. «Minchia, cioè, pesante sta cosa!» «Andatene o vi ucciderò tutti, anche te, Watson.» Watson fece un sussulto, era spaventata e si notava. Bangalore cercò di avvicinarsi verso Caustic, che fece subito fuoco, ma Gibraltar fece da scudo, riuscendo a proteggerla, per poi fiondarcici addosso. «Tra i due... dove cazzo è Oba? Cioè, si sta facendo i cazzi suoi questa... è dietro che si fa le unghie!» Tra i due partì una scazzottata bella forte. Gibraltar gli sferrò un pugno, Caustic incassò il colpo e poi lo colpì sui fianchi. Watson gridava di lasciarlo andare, ma Gibraltar, nonostante fosse più robusto, era in evidente difficoltà, essendo un po' indebolito dal gas di Caustic. Bangalore si mise in mezzo. Wraith teneva Watson per evitare che si mischiasse, mentre Loba cercava di aiutarli. «Ah, è arrivata la signorina, eh? Anche Wraith in effetti se stava facendo i cazzi suoi!» Gibraltar prese con tutta la forza Caustic e lo scagliò violentemente sul tavolo urlandogli: «Che cosa sei? Che te tanto, pazzo psicopatico?» «Questo non vi importa essere inferiori», gli rispose Caustic. Gibraltar è proprio incazzato. «Ma tanto!» Gibraltar lo prese e lo scaraventò su una delle pareti. Caustic premette un tasto e fece arrivare del gas a Gibraltar che lo indebolì. Allora Bangalore gli tirò un calcio secco sbattendo la terra e spinse il tasto che smise di emanare gas. Caustic si alzò prendendo Bangalore per le gambe e lanciandola contro il muro. Loba allora gli corse incontro, ma Caustic anticipò la sua mossa colpendola sull'inguine. Aia! Incassò il colpo e iniziò a colpirlo alla ripetizione spaccandogli la faccia. Caustic riuscì a liberarsi dalla presa di Loba tirandogli un calcio sul torace e facendola volare di qualche metro. Watson iniziò a piangere e ad urlare di smetterla. «Vi prego, basta, così lo ucciderete!» gridava Watson. Entrambi si alzarono e Loba gli sferrò un calcio così forte. Era una campionessa in arti marziali che lo fece sbattere contro il bordo di un tavolo. Bangalore si infiondò addosso a lui con un altro super calcio, spezzandogli la schiena e facendolo cadere al suolo. «Vi prego, basta, lasciatelo in pace!» «Non guardare, Watson», disse Wraith. Watson si liberò dalla morsa di Wraith, ma venne subito afferrata da Bangalore e Gibraltar. Caustic tossì per via del sangue e delle ferite interne. «È inutile uccidermi, tanto hanno la formula. Uccidendomi non risolverete nulla. Hanno ciò che gli serve», disse Caustic. «Che cos'hanno? E dove? Parla, dannazione!» «Un'arma, per prendersi ciò che vogliono.» «Perché li aiutate? A quale scopo?» «Mi avrebbero pulito la fedina penale e pagato profumatamente per dare un giusto futuro a Watson.» «Poverino, però, cioè... mi spiace.» «Dove si trova quest'arma, bastardo?» «Questo non lo so, ma io mi farei due domande su perché su World Edge non ci siamo più andati. Credo si trovi lì. Ma non potete fare più nulla, nemmeno io. Avete condannato a morte tutti.» «No, non ancora, abbiamo tempo.» «No, invece no!» «Uccidilo, Loba, fallo smettere di parlare!» gridò Bangalore. «No, vi prego, vi scongiuro!» disse Watson. «Se mi ucciderete, non risolverete nulla. Hanno la formula e tutti i progetti da me disegnati.» Nel frattempo, i soldati da IMC erano arrivati per salvare Caustic e li stavano per raggiungere. Come cazzo sapevano che Caustic era in pericolo? Telepatia? Ah no, però è vero, Caustic li stava aspettando, quindi magari li aveva avvertiti in effetti. Minchia com'è lunga quest'oggi. «Stanno arrivando, non avete scampo a essere inferiori.» «Uccidilo, ti ho detto!» urlò Bangalore. «Non c'è più tempo!» «È inutile che lo gridi, non vi servirà a nulla uccidermi.» «Forse hai ragione», disse Loba, «ma almeno non avranno più chi gli produce quella maledettissima arma e questo ci farà guadagnare del tempo.» Ho paura a continuare a leggere.
L'Opa estrasse la sua RI-45, gli sparò dritto in fronte, uccidendolo sul colpo. Watson iniziò a gridare e piangere. Ma come? Ma ci sono rimasta di merda, ma come è morto Caustic? Sebi, ma cosa? Oddio, era... No, mi piace. Watson iniziò a gridare. No, perché lo avete fatto? Ormai era a terra, non poteva più difendersi. Scusaci, Watson, ma non avevamo altra scelta. Gibraltar lanciò uno scudo che avvolse tutti. Wraith attivò un portale fino alla navicella. I soldati dell'IMC spararono lo scudo, senza però scalfirlo. Bangalore e Gibraltar presero di peso a Watson e la trascinarono con loro dentro il portale, insieme anche a Loba. Salirono sulla navicella e scapparono direttamente al bunker. Oddio, ma che diavolo è successo? Chiese Lifeline. Watson, che succede? Crypto disse. Che succede, Watson? Crypto andò da Watson a confortarla e cercò anche di capire cosa fosse successo. Nel frattempo dalle ombre arrivò Revenant, che stava in silenzio in un angolino. Bangalore, sporca di sangue e decisamente provata, disse a Lifeline cos'era successo. Lo ha ucciso. Chi? Chiese Lifeline. Chi ha ucciso chi? Loba. Loba ha ucciso Caustic. Tutti rimasero sconvolti. Ce l'avete fatta allora, disse Revenant. Ragazzi, abbiamo fatto casino e la colpa è mia, disse Loba. Scusatemi, dobbiamo fermare la Hammond il prima possibile. Non abbiamo molto tempo. Che cosa succede? Chiese Lifeline. Parlate, dannazione! Avrei detto. Io avrei messo parlate, una. Parlate, ma che cazzo! Però dannazione mi piace, molto, molto carino. La Hammond, iniziò Wraith, ha in mente di distruggere un pianeta e non sappiamo il perché. Ma ha un'arma che da quanto abbiamo capito si trova a World's Edge. Ecco perché non ci abbiamo più giocattoli. Ma e adesso cosa si fa? Chiese Crypto. Preparate i bagagli, si fa rotta per World's Edge. No, come fine capitolo 1? Ma no, cazzo, ma io pensavo ci fosse ancora una parte, ma non avevo capito una minchia allora. Allora, intanto mi piace il fatto che questa sia un po' più lunga rispetto alle altre, ci sta, perché comunque, essendo il finale, ci sta, non è male. Io non so voi, ma ci sono rimasta di merda del fatto che Caustic è morto del tutto. Anche perché, cioè, comunque è una cosa di cui, perché ha seguito questa fanfiction, che comunque continuerà col capitolo 2, cioè, era una cosa che io avevo ipotizzato, che... era carina se comunque potesse succedere, era particolare, perché comunque lui può fare quello che vuole in questa sua storia. Però a leggerlo, cioè, fa strano, perché non ci pensi che alla fine una leggenda non ci sia più definitivamente abituata comunque ad Apex. Quindi è strano qua vedere che Caustic, a parte che alla fine ha fatto effettivamente la parte dello stronzo, come comunque effettivamente era Caustic, tranne nei confronti di Watson, che per la quale le voleva bene, aveva questo sentimento paterno, e dice quasi che il suo desiderio comunque era quello di aiutare anche lei, a discapito della morte di tutti gli altri alla fine. E ci sono rimasta male. Cioè, mi è piaciuto come idea, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto che l'abbia fatto, come l'abbia fatto. Il sangue freddo di Loba nel farlo ci sta, comunque non si conoscevano, non avevano grande simpatia reciproca. Penso che un'altra persona, un'altra leggenda, non l'avrebbe fatto effettivamente. Sì, c'è stata questa grande scazzottata tra Gibraltar e Caustic, inaspettata, soprattutto per Gibraltar, che sembra così un bonaccione, poi in effetti si mena le mani. Però non penso che l'avrebbero ucciso, perché comunque è da tanto che si conoscono, che stanno insieme. È difficile comunque uccidere una persona, per quanto la odi, che conosci da una vita. E poi, boh, non lo so, immagino, non è che lo sto dicendo per esperienza, sia chiaro. E quindi Loba si ci sta, con grande sangue freddo, dritto dritto in testa. Cioè, io mentre la leggevo poi mi stavo immaginando anche... tutta la cosa, quindi tutto il combattimento. Spero che sia successo anche a voi questa cosa, ed è stato particolarissimo e stranissimo. Più che altro mi dispiace adesso che alla fine è il capitolo 1, quindi dovremo aspettare, mi sa, 2 settimane per l'altra parte, da quello che ho capito. E
settimana prossima poi volevo fare una specie di, diciamo, intervista nei confronti di Spacco Tutto, che è Sebi, per fargli qualche domanda comunque su questa nostra fanfiction. Magari ci fa qualche spoiler anche per la prossima, così qualche spoiler. Cioè, in realtà a me uno spoiler me l'ha già fatto, ve lo inserirò nel prossimo video, in questo no. Comunque è una fanfiction che mi è piaciuta tantissimo, questo primo capitolo mi è piaciuto da matti, spero che anche il secondo comunque, diciamo, alzerà queste aspettative, penso di sì. E adesso direi di leggerci una piccola parte dell'altra fanfiction per concludere così il video e passare quindi a quella un po' più romantica, anche perché questa però mi ha lasciato un po' di stucco. Allora, non voglio neanche leggerne tantissimo, anche perché mi è piaciuta così tanto l'altra che non vorrei che ve le dimenticaste nel lungo andare, quindi ne la leggo tanto tanto. Poi magari leggiamo di più la prossima volta che abbiamo un buco di giorno. Allora, Elliot si precipitò lungo il corridoio dell'ala medica, con i suoi stivali da combattimento che scricchiolavano sul pavimento appena cerato, mentre girava un angolo con velocità. Era ancora vestito con il suo abito da anello, non molto tempo fuori dall'azione. È stato spaventoso guardare il King's Canyon invaso da leviatani e volatili, mentre l'ambiente iniziava a sgretolarsi intorno a lui. Ah, quindi questo è, diciamo, la season 3. Ci sta. Poteva ancora sentire il punto dolente sulla fronte da dove Octavio l'aveva preso a calci, facendolo cadere. Non poteva essere troppo arrabbiato dal momento che questo è l'accordo che hanno trovato quando hanno iniziato a frequentarsi. Nessun colpo letale, a meno che non possa essere evitato. Tecnicamente era un imbroglio avere piani predeterminati con gli avversari, quindi il calcio o il pugno dispari, combinato con un occasionale proiettile mancato qua e là, era inevitabile se volevano mantenere lo stratagemma. Quindi sì, si sono accordati loro, visto che stanno insieme, a non uccidersi propriamente, ma a buttarsi a terra. Tuttavia Elliot non poteva non fare a meno di pensare. Rimandarlo a rigenerarsi con una pallottola in mezzo agli occhi sarebbe stata la cosa più gentile da fare per Octavio, date le circostanze. Se non fosse stato per Pathfinder, tirandolo fuori dalle macerie, avrebbe potuto facilmente incontrare una fine molto più accapricciante, dagli artigli di una terrificante bestia del cielo, per esempio. La sua stessa morte era l'ultima delle sue preoccupazioni in quel momento, mentre continuava a farsi strada attraverso l'ala medica, cercando con impazienza qualcuno con cui parlare. Alla fine trovò un'infermiera dall'aspetto più anziano, che stava scrabocchiando appunti in modo aggressivo sui suoi appunti. «Mi scusi, sto cercando Octane». La donna lo guardò da sopra gli occhiali. Poteva quasi sentire i suoi occhi d'argento bruciarsi dentro. «È qui, ma non permettiamo visite. Solo famiglia». «Cosa vuol dire solo famiglia? Sono suo ragazzo», sbuffò Elliot. «E comunque chi ha dei parenti che vengono a trovarli qui fuori?» «Solo famiglia significa solo famiglia. Le regole sono regole». Ok, allora direi che ci fermiamo qua per questa parte qui, perché appunto, come vi ho detto, non volevo leggerne troppo. Quindi sembrerebbe che ci siamo ricollegati alla season 3. L'ultimo episodio era finito che Mirage aveva vinto una battaglia, Octane lo stava aspettando a casa, Mirage era tornato un po' ubriaco, si erano parlati, comunque avevano espresso il loro amore. E adesso è tutta una situazione drammatica, perché comunque Octane è all'ospedale, mezzo incosciente, in una situazione critica, e perché in effetti non ci si è mai pensato a come sta effettivamente. Quindi vedremo poi più avanti come andrà. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo comunque nei commenti di dirmi cosa ne pensate di queste fanfiction, quale vi piace di più, e se ne avete qualcuna da consigliarmi o l'argomento che vorreste, a me fa piacere comunque ascoltarvi. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!